Siamo con Antonio Giuliano, sindaco di Giffoni Valle Piana, che questa sera ha incontrato i cittadini e i commercianti di via Francesco Spirito per illustrare il progetto che interesserà questa importante arteria stradale della città. Sindaco, in cosa consiste questo progetto? Innanzitutto consiste che dopo 50 anni abbiamo intercettato un finanziamento per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, riqualificazione e ammodernamento del primo lotto di via Francesco Spirito. Stasera abbiamo presentato ai cittadini che cosa si realizzerà lungo questo asse stradale viario, quando partiranno i lavori, cercando di limitare le criticità e i servizi durante i lavori. I lavori partiranno dopo l'estate e abbiamo spiegato quali sono le aree a disposizione per poter parcheggiare durante questo periodo dei lavori e abbiamo anche fatto chiarezza che questo tratto di strada via Francesco Spirito non si chiuderà, si ammodernerà ma rimarrà aperto al servizio dei cittadini, delle attività commerciali e degli automobilisti. Ci saranno, come adesso, lungo la strada, panchine smart, lungo i marciapiedi panchine smart, vengono sistemati e ammodernati e messi in sicurezza i marciapiedi e poi partirà il secondo lotto funzionale. Nel momento in cui ci arriverà il secondo finanziamento ci confronteremo con l'altra parte di via Francesco Spirito e spiegheremo ai cittadini residenti lungo quest'asse viario che cosa faremo per quanto riguarda il prosieguo. Sindaco, lei ha ritenuto opportuno incontrare tutte le persone interessate a questo progetto perché evidentemente c'era un po' di disinformazione in giro. No, c'è stato un po' di sciacallaggio politico, gente che non hanno prodotto assolutamente nulla nella loro vita e soprattutto per chi sfortunatamente ha avuto un ruolo istituzionale ha gettato un po' di fango per quanto riguarda questo finanziamento molto importante, direi un'opera strategica per la città, perché come lei ben sa via Francesco Spirito è l'ingresso della città, si trova diciamo alla parallela della cittadella del cinema, del Multimedia Valley, e quindi abbiamo solo fatto chiarezza ma che di fatto l'amministrazione aveva già deciso e definito tutto sia per quanto riguarda parcheggi, sia per quanto riguarda spazi a verde, sia per quanto riguarda ulteriori posti auto. Quindi mi dispiace con questi sciacalli di turno che non mancano mai, ma anche questa volta penso che si possono riposare e dedicare a altre attività se ce l'hanno e se ne sanno fare più. Con lei il dirigente tecnico? Con me il dirigente, l'architetto Zuccaro, che segue tutto. Stamattina siamo stati qui con il direttore dei lavori, con la ditta, abbiamo inviato le comunicazioni a tutti gli enti sovracomunali, Enel, Telecom, chi ha fatto la rete del metano, per capire dove passavano i sottoservizi. Dalla settimana prossima inizieremo attività con georadar per capire bene dove stanno i sottoservizi, soprattutto per quanto riguarda l'alta tensione dell'Enel, che è molto importante perché per quanto riguarda l'ingegneria idraulica deve passare un tubo di circa 800 di diametro per incanalare l'acqua piovana che viene da San Francesco, che erano anni che causava danni non da poco, sia per quanto riguarda i marciapiedi, sia per quanto riguarda le fogne e soprattutto per la sicurezza dei cittadini e le attività commerciali. Un'ultima battuta, con lei, oltre ai tecnici, il vice sindaco, assessori, diversi consiglieri, però non si sono visti consiglieri di cosiddetta opposizione? Ma io devo dire la verità, non ricordo nemmeno, mi fa una domanda che mi trova un po' diciamo non tanto distratto ma concentrato per l'incontro con i cittadini. Non ricordo bene chi sono questi consiglieri di opposizione, se ci sono, per la verità. Grazie. Grazie.